Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Qualità, innovazione e tutela ambientale, illustrato in seconda commissione il piano zootecnico regionale adottato dalla Giunta. Il servizio di Alberto Scattolini. Una zootecnia sempre più attenta alla sostenibilità ambientale, al benessere animale, alla qualità dei prodotti, ma anche all'incremento dei beni pubblici. Si tratta delle linee guida e degli obiettivi del piano zootecnico regionale, definito un ottimale punto di sintesi tra agricoltura, ambiente e sanità, presentato in seconda commissione dell'assessore regionale all'agricoltura. Il documento di programmazione, adottato dall'esecutivo di Palazzo Donini, costruito attraverso la consultazione e la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni professionali agricole, punta a mettere in sintonia il lavoro della parte zootecnica con quella ambientale. In tema di competitività del settore, il piano mira al mantenimento e incremento dell'attuale consistenza degli allevamenti e al miglioramento della qualità delle produzioni. Viene evidenziata l'opportunità di potenziare a livello qualitativo le produzioni puntando su prodotti zootecnici regionali di qualità superiore, sulle produzioni a forte connotazione territoriale, promozione di filiere interamente regionali e sulla certificazione di prodotto e di processo. Grande rilevanza assume la sostenibilità ambientale degli allevamenti e in merito alla trasformazione degli effluenti suinicoli da liquidi a solidi attraverso compostaggio, lettiera permanente e depurazione, è stato prorogato fino a settembre 2015 l'adeguamento alle prescrizioni da parte degli allevatori. A partire dal prossimo mese di giugno verrà avviata una sperimentazione che, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori della filiera suinicola e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, MTD, riconosciute a livello europeo, si prefigge la possibilità di aumentare l'efficienza e la tracciabilità di spandimenti dei liquami, guardando a una maggiore sostenibilità ambientale degli allevamenti. Le linee di azione del piano prevedono la promozione e il sostegno per l'inserimento dei giovani, investimenti in azienda, interventi finalizzati al miglioramento del benessere animale, l'associazionismo per favorire la concentrazione dell'offerta, la creazione di reti di impresa, il sostegno per investimenti legati alla gestione dei reflui, la diversificazione aziendale, la progettazione integrata di filiera. La terza commissione consiliare sta lavorando sulla proposta di legge di iniziativa del consigliere Raffaele Nevi riguardante l'istituzione di elenchi professionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali, agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, ayurvedica, medicina cinese. Con questa proposta di legge si intende regolamentare questo settore affinché rimanga dentro l'ambito scientifico professionale e al contempo si contrasti la sempre maggiore diffusione di pratiche mediche effettuate da soggetti privi di basilari conoscenze scientifiche. A questa proposta di legge viene anche affiancata quella del consigliere Oliviero Dottorini, che intende invece normare le discipline del benessere e bionaturali, ovvero le pratiche olistiche che mettono al centro l'essere umano come unità indivisibile di componenti somatiche, mentali e spirituali della persona. In questo caso si intende normare la figura di operatori in discipline del benessere bionaturali che non sono comprese nel servizio sanitario regionale. Presentato in prima commissione il disegno di legge che prevede il riordino e la trasformazione delle ex IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, una volta si chiamavano opere pie, e la disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona, in sigla ASP. Ce ne parla Marco Paganini. Trasformare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplinare le aziende pubbliche di servizi alla persona. Sono questi gli obiettivi del disegno di legge della Giunta che l'assessore regionale alle politiche sociali ha presentato ai componenti della prima commissione dell'Assemblea legislativa. L'iniziativa dell'esecutivo regionale punta a chiarire un quadro legislativo la cui genesi risale alla fine dell'Ottocento, quando la legge Crispi trasformò le opere pie ed ogni altro ente morale che prestava assistenza, educazione, istruzione e avviamento professionale in istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, IPAB, conferendogli natura giuridica pubblica.
Da allora vari interventi normativi e sentenze avrebbero modificato il contesto giuridico fino ad arrivare al decreto legislativo del 2001 che riconduce le nuove IPAB a due diverse tipologie, aziende pubbliche di servizi alla persona o fondazioni di diritto privato. La riforma, di cui l'assessore ha sottolineato complessità e delicatezza, riguarderà le circa 40 ex IPAB presenti sul territorio regionale e i quasi 500 addetti complessivi tra assunti a tempo indeterminato, determinato e lavoratori delle cooperative. Alcune di queste sono ancora attive ed altre invece sono ferme con consigli di amministrazione bloccati. In questo caso la Regione potrà procedere al commissariamento. Il patrimonio delle ex IPAB, eventualmente estinte per l'impossibilità di procedere alla trasformazione, passerà ai comuni. Parliamo anche di educazione alla cittadinanza. Oltre 350 studenti delle scuole superiori dell'Umbria sono andati a Bruxelles in visita al Parlamento europeo per il progetto Agorà per i giovani cittadini europei. Ce ne riferisce Alberto Scattolini. Partecipare attivamente alle scelte attraverso forme di partecipazione legate soprattutto all'integrazione e all'impegno di tutti gli Stati membri. L'Europa può diventare una grande opportunità soltanto se vissuta da protagonisti. Con questo spirito e con questa convinzione, oltre 350 studenti delle scuole superiori dell'Umbria hanno lasciato Bruxelles, dove hanno vissuto e respirato per due giorni le numerose attività del Parlamento europeo. Il viaggio, che ha fatto una veloce tappa anche a Strasburgo, è stato organizzato ed offerto dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria a coronamento del progetto Agorà per i giovani cittadini europei, promosso in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto è partito a settembre con l'intesa, attraverso una convenzione che era stata stipulata negli anni passati con l'Ufficio Regionale Scolastico della Regione Umbria, e a questo progetto, che si chiama Agorà in quanto luogo aperto di discussione per i giovani cittadini europei, hanno aderito 21 istituti della regione, delle province di Terni e di Perugia, ed è stato destinato agli studenti e alle studentesse del quarto e il quinto anno. Di particolare interesse, oltre al saluto del presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, l'incontro con Beatrice Giannani, rappresentante permanente del Senato italiano presso l'Unione Europea, nell'ambito del coordinamento degli uffici regionali presenti a Bruxelles. Quando si parla di Unione Europea si parla di cambiamento culturale. Deve passare attraverso le lingue, deve passare attraverso la coscienza civica. Otterrete più di quanto diciamo investirete, perché otterrete in termini di diritti avanzati, otterrete economicamente di più di quello che l'Italia dà, perché l'Unione Europea per ogni euro che spende ne moltiplica il valore. I soldi che l'Italia dà sono in parte restituiti all'Italia, in parte vengono messi in circolo per situazioni tutte che possono aiutare l'Italia. L'Unione Europea è il più grande donatore del mondo, significa che supera la Banca Mondiale nei finanziamenti ai paesi in via di sviluppo. I paesi in via di sviluppo, secondo una vecchia concezione che credo dobbiamo aggiornare, sono i paesi che confinano con l'Italia. L'Italia è un paese dell'Unione Europea di confine, ricordatevelo. Questo è molto importante anche per spiegare un po' l'approccio lento dell'Italia a questa partecipazione, a questo straordinario gioco di società. Oltre ai numerosi momenti formativi che hanno accompagnato le numerose fasi progressive messe in atto nel corso dell'anno scolastico, il progetto prevedeva anche l'ideazione di uno spot radiofonico promozionale plurilingue sul tema La mia Europa, che verrà diffuso attraverso diverse radio locali. Si accede alla banca dati legislativa dalla homepage del sito del Consiglio regionale dell'Umbria all'indirizzo consiglio.regione.umbria.it. Cliccando sul bottone Leggi e regolamenti si apre una semplice finestra di ricerca nella quale si possono inserire il numero della legge di cui si chiedono informazioni oppure l'anno di promulgazione oppure, nel caso si ignorassero questi dettagli, si può avviare la ricerca per argomento. Il passo successivo è cliccare su Visualizza. A questo punto ci si trova davanti al testo della legge e sotto Leggi e regolamenti a 9 diversi link che consentono di avere tutte le informazioni sulla norma in questione. Il primo link da sinistra, chiamato testo multivigente,
mostra il testo in vigore ma anche quelli precedenti, le modifiche apportate e i collegamenti ipertestuali che rinviano ad argomenti specifici o ad altre norme. Nel secondo si trova l'iter seguito dalla legge, dal momento in cui il testo viene presentato in commissione fino alla votazione in Consiglio regionale, cui fa seguito la promulgazione da parte del Presidente della Giunta. La terza opzione, fascicolo virtuale, dà accesso ai testi integrali della legge, dall'atto base fino alla deliberazione finale che spetta al Consiglio, l'Assemblea legislativa dell'Umbria. Nella sezione istruttoria è disponibile il lavoro svolto dagli esperti del Consiglio regionale nell'analizzare il testo della proposta di legge. Cliccando su Verbali si possono consultare sia i resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale durante le quali è stato discusso quell'atto, sia i verbali delle sedute di commissione. Analogamente, cliccando su Regolamenti attuativi, si possono consultare, qualora siano previsti, i testi dei regolamenti che consentono l'attuazione della norma stessa. A fianco troviamo invece il collegamento al vero e proprio controllo di attuazione, dove si trovano i documenti che certificano i controlli e le analisi periodicamente effettuate per valutare l'effettivo conseguimento dei risultati previsti. Con il link senso alternato si accede al servizio che permette, fra le altre cose, di essere informati via mail sulle eventuali variazioni di una norma. L'ultimo link, quello più a destra, è una significativa innovazione denominata multimedia, una sezione che va ad integrare la documentazione tecnico-giuridica con gli strumenti dell'informazione e della comunicazione, ascoltando un audio oppure osservando un video e la sua grafica che consentono la massima comprensibilità delle norme. Hanno diritto al contributo il coniuge o in mancanza di questo... Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive della Regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea consiglio.regione.umbria.it ed è disponibile anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.